Ho i gruppi GN, come in ogni, agnellina, gnocchi. Sono molto più complicati da spiegare, perché bisogna spiegare una posizione della lingua. Difficilmente, anzi, sono quasi sicuro che non esiste questo suono nelle lingue anglosassoni. Adesso non vorrei dire una bestialità, ma forse anche in francese. Agnù, no, non è. Agnù. No, no, in francese esiste. In francese esiste, chiedo scusa. Diciamo, parliamo sempre grosso modo delle anglosassoni, che è quello che ci riguarda più da vicino. Quindi il suggerimento è quello di pensare per il gruppo GN, gn, sonoro, non gn, come direbbe un tedesco, ma gn, questo suono molto particolare, tipico in alcune parole italiane. Bisognerebbe mettere la lingua, la punta della lingua contro il palato inferiore, prendere fiato naturalmente, e poi dire una n, gn, gn. Gne, in modo che la parte mediana della lingua vada a toccare il palato superiore. Quindi ogni, sogno, agnello, agnellina, gnocchi. Dire una N con la lingua in quella posizione, sonora, magari seguita anche da un da una vocale indistinta, per imparare il suono. Qui vedo scritto contrastare soniamo con sogniamo. Sì, sarebbe Suoniamo. suoniamo, o in italiano antico letterario può essere anche soniamo o suoniamo, questa è NI, mentre sogniamo, we dream, we are dreaming, è il suono che ho appena descritto prima, gn, sogniamo, sogno o sondesto, è sogno o realtà. Ford.